Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 25 luglio, care amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube. Siamo quasi 153.000, l'iscrizione è gratis, cerchiamo di arrivare presto a 153.000. Mettete sempre i vostri like, oltre 1.000, oltre 2.000 ai miei video e non dimenticate mai né di attivare la campanella né di scaricare il link in descrizione. Ieri ormai è storia, domani è ancora un mistero, oggi è un dono. Fofana, il tema oggi è Fofana, il tema ieri era Fofana, il tema domani è Fofana. Come finirà questa questione, questa trattativa, questa lunga storia? C'è già stata una lunghissima storia con protagonista Xerxes. E il Milan, anche per una questione etica, non ha voluto pagare il 37% del cartellino, cioè 15 milioni all'agente di Xerxes, Kia Yorobchan. E qui c'è un'altra questione morale, quella di non pagare 35 milioni, che è la richiesta, sembra che qualcuno dice sia diventata la richiesta, qualcun altro dice è sempre stata la richiesta, comunque che sia sempre stata, che sia diventata, oggi è 35 milioni per un giocatore che fra un anno andrà in scadenza. E che fra 6 mesi, oggi cosa siamo? Praticamente ad agosto, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, fra 6 mesi sarebbe già un giocatore a costo zero. Quindi non paghi un giocatore che fra 6 mesi potresti avere gratuitamente con un accordo col giocatore, non lo paghi 35 milioni, ma il Milan, ecco la notizia, la copertina, il titolo, non vuole mollare Fofana, vuole ancora cercare di trovare un accordo. Però o il Monaco scende, ma potrebbe non scendere se avesse una squadra forte pronta a offrire questi soldi, però anche lì, d'accordo il Milan, ma qualsiasi club che debba tenere conto dei suoi dell'economia del club, che debba tenere conto della situazione logica a livello economico di un club, come fa a pagare 35 milioni per un giocatore che puoi avere gratis fra 6 mesi? È un discorso che riguarda il Milan, ma potrebbe riguardare l'Atletico Madrid, potrebbe riguardare il Manchester United, che sono i due club competitors secondo le informazioni, secondo le notizie, secondo le indiscrezioni. Qualcuno è convinto che alla fine Fofana lo stesso verrà al Milan, però ci siamo sbilanciati quando si trattava di Zirze, non ci sbilanciamo più, aspettiamo, cerchiamo di capire fino a dove potrà arrivare il Milan e se il Monaco ha intenzione di scendere. Poi il Monaco, se non avesse intenzione di scendere, la domanda è: ma rischia, ci è capitato già in altre occasioni, rischia di perdere a zero un giocatore invece di prendere, che non mi sembra una cifra disprezzabile, 17, 19, 21, 22 milioni? Perché certamente il Milan non può sperare di portare a casa Fofana, un giocatore, si dice, prossimo capitano della nazionale francese, titolare al Monaco, per 14 milioni di euro, pur essendo in scadenza fra un anno. Per trovare una soluzione dovrà certamente alzare. Insomma, cari amiche e cari amici, deve esserci la buona volontà delle parti.
Sembra che però il Monaco, notizia di ieri sera, abbia deciso che qualsiasi cosa succeda, ma debba succedere entro il 1 agosto. Perché poi il 4 agosto credo che rientrino tutti i nazionali, il campionato deve cominciare e il Monaco vuole sapere se Fofana sarà ancora suo giocatore o meno. Quindi abbiamo questa scadenza, 6 giorni. Oggi è il 25, 6 giorni per arrivare al 1 di agosto. La deadline per capire, lo stesso Fofana che desidererebbe venire al Milan, però anche lì siamo cauti perché altri giocatori volevano venire al Milan, poi non sono venuti e sono ben felici da altre parti, ma anche lui vorrebbe conoscere il suo destino. Il Milan non molla Fofana. Che cosa possa succedere, che cosa possa cambiare, non lo so. Già la squadra oggi parte, partono tutti i suoi dirigenti. Parlo di Giorgio Furlani, parlo di Geoffrey Moncada, parlo di Zlatan Ibrahimovic. È una decisione che è stata presa dai dirigenti e speriamo che riescano via call, via telefono, a risolvere ogni situazione, quella legata a Pavlovic, quella legata eventualmente a Emerson Royal, quella importantissima legata a Fofana. C'è da dire che le trattative, forse sarò vecchio di idee, ma le trattative di Visu, guardandosi negli occhi, hanno sempre, secondo me, un po' più efficacia che una telefonata o una call. Però gli impegni istituzionali dei dirigenti del Milan li portano negli Stati Uniti. Speriamo che anche da lì, ripeto, attraverso i metodi moderni, i mezzi moderni, riesca il Milan a intavolare delle trattative importanti. Continuano a dire per forza d'inerzia che Pavlovic è vicino al Milan. Anche lì il Milan deve raccogliere la lunga trattativa, sempre con 10.000 chilometri, non so quanto sia, tra gli Stati Uniti e l'Italia, con 10.000 chilometri di coste e di mari lontani. Vediamo se questa trattativa andrà in porto, quella di Emerson Royal. Attenzione, dovessero andare in porto queste trattative, sarebbe tagliato fuori un grande centrocampista, Ricardo Rios, ma il colombiano ha caratteristiche diverse da Fofana. Il Milan deve mettere come priorità l'acquisto di un giocatore forte fisicamente, oltre che bravo, oltre che tecnico. Serve un giocatore che quando gli altri centrocampisti sono in difficoltà possa andare in soccorso. Quello che capitava a Che Se, ricordo una volta Sandrino Tonali che mi disse: quando sei in difficoltà pensi di che un uomo ti abbia superato, pensi che la difesa sia in pericolo per colpa tua, che arriva Che Se. Ecco, e quindi il Milan, al Milan serve un giocatore che lo aiuti nell'emergenza, un giocatore poliedrico proprio come Fofana, solo Fofana. Perdere Zirze e perdere Fofana, che sono state le due trattative più lunghe, sarebbe di difficile sopportazione per i tifosi del Milan. Quindi Pavlovic, ogni tanto mettono dentro Samardžić. Signori, Samardžić, ma può darsi che anche arrivi subito. Io non ci credo. La trattativa con l'Udinese è una trattativa, con in generale con papà e figlio Pozzo, sono trattative complicate con dei grandi professionisti che legittimamente fanno gli interessi dell'Udinese e li fanno forti e li fanno bene. Quindi se hanno deciso 25 milioni e il Milan ne offre 15, siamo sempre alla stessa situazione. A volte il ritardo nelle trattative porta poi a incomprensioni, porta a inserimenti di altri club, l'abbiamo detto più volte.
I nomi sono sempre gli stessi. In effetti è arrivato anche il nome di Cardoso del Betis di Siviglia, però giocatore che io sinceramente non conosco e non conosco le qualità. L'importante è che se non arrivasse Fofana, ma io ci credo che possa ancora arrivare, non lo so, anche perché il titolo è Il Milan non lo molla, il Milan vuole lottare per avere Fofana e l'alternativa deve essere un altro grande centrocampista, grande di forza, grande di fisico, grande di caratura, grande di personalità, grande di carisma. E non è facile, ovviamente, trovarli. Partenza oggi dunque del Milan, la comitiva rossonera. Oggi vi darò i convocati, chi rimarrà a Milano e allora ci sarà, penso, odore di cessione, quelli invece che partiranno. Per quello che riguarda le cessioni, ogni tanto nasce una voce. La voce di ieri riguardava Adli, che io, da quando ho parlato sulla questione Samardžić, ho capito che potrebbe essere un giocatore, il giocatore che potrebbe piacere all'Udinese, potrebbe essere inserito nella trattativa. Ma la notizia di ieri che Adli piace a una squadra araba e quindi potrebbe essere lì la sua futura destinazione, con il dispiacere di tanti tifosi rossoneri che amano questo ragazzo, amano questo giocatore. Ci sono alcuni invece che non lo apprezzano, che non, al quale, ai, ai quali non piace, o legittimamente ognuno ha le sue opinioni. Cari amiche e cari amici, il Milan non molla Fofana. Fino a quando? Da quando? Come finirà? Come dico sempre io ogni mattina, domani è un mistero e anche il futuro di Fofana al Milan è non un mistero, è un doppio mistero. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Buona giornata, buon dono.